Buonasera allora amici di Campionato dei Campioni, cominciamo da questo Milan che da domani alle ore 16 sarà ufficialmente in ritiro, c'è di mezzo la trasferta in Spagna contro il Malaga in Champions, però quando ritorneranno mercoledì notte i giocatori andranno dritti a Milanello, non ritorneranno a casa, questo almeno fino a sabato sera quando c'è Milan-Genoa che insieme alla partita con il Malaga assomiglia un po' all'ultima spiaggia per Allegri e in parte anche per questo Milan, non tanto per quanto riguarda il campionato, Stefano, che io credo con ieri sia ufficialmente andato, almeno per quanto riguarda la corsa di vertice, però a me sembra che mandare in ritiro il Milan sia la certificazione di un ambiente un po' sfilacciato, della necessità di ricompattarlo. Sicuramente un momento difficile e forse non è mai successo. Sì, io non mi lo ricordo. Ricordo appunto non so se tu ti ricordi mai forse, di essere andato in ritiro punitivo, forse, diciamo, fra no, io mi ricordo il periodo difficile quando c'era Tavares, eppure non siamo mai andati in ritiro. Questo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Però, secondo me, Galliani è per punire più che altro quei due o tre giovincelli, perché chi ha famiglia penso che la vita che fanno... Cioè, gli conviene andare in ritiro piuttosto che stare a casa. Boateng, non in grande condizioni. L'idea è seria. Chiedo anche a te, Francesco, Giancarlo, chi vuole intervenire, perché alcune foto, anche viste nelle scorse settimane, penso a Boateng con il Pantagonna, comunque l'incidente di Robinho, che è un semplice tamponamento... però probabilmente hanno dato la sensazione che non tutti fossero perfettamente concentrati e allineati. Sicuramente si cerca un po' di scoprire quale sia il male di questo Milan e forse andando in ritiro tutti assieme, anche perché poi sarebbero andati comunque perché c'è la partita difficilissima adesso. Però non so se possa essere veramente la cura migliore, anche perché il Milan è questo, secondo me. Giancarlo. È la certificazione della dolce vita di cui parlano i giornali gossipari e non solo. Cioè è la certificazione che molti nell'ambiente milanista non vivono da professionisti. Cioè non si comporta da professionista. Perché andando in ritiro non è che migliori tecnicamente. Sia la prima volta che Pesana può infierire sotto questo profilo. Pesana può infierire sotto questo profilo sui milanisti. Sì, che i caloriferi che non funzionano sono quelli di Milanello. Sono quelli di Milanello e non quelli di Appiano. Siccome storicamente era l'Inter quella dei caloriferi, i giocatori che evadevano dal ritiro perché faceva troppo caldo, che poi era un eufemismo perché faceva tutt'altre cose durante l'evasione. Adesso bisogna dire. Sì, ripeto, la certificazione di una dolce vita che rovina i rapporti, rovina la condizione atletica. Galliani è un conservatore, a mia età Galliani è un figlio del calcio degli anni 60. Ma io credo che il problema di Galliani sia che ha 7 Galliani punti. Galliani si ricorda ancora... Perché ne avesse 15. Allora, no, ma Galliani si ricorda Stefano. Valentino Angelillo che all'Inter veniva bloccato. Si ricorda ancora queste cose qui, purtroppo, vecchio Galliani. È vecchio. Purtroppo si è legato, quando giochi a calcio, come tutti i lavori, si è legato ai risultati. E questa è la vita che facevano sempre. Però purtroppo adesso è un momento che anche il giocatore stesso dovrebbe ragionare un attimino, anche perché il tifoso quando ti vede ma vinci non è un problema, quando purtroppo ti vede allora, e anche in certe condizioni. Io vi racconto questo particolare, Nicola, giovedì sera era seduto qui Nicolò Schira, verso la fine della trasmissione, quindi eravamo circa mezzanotte, gli è arrivato il messaggino, c'era un giocatore del Milan, Montolivo, che era in un locale, e devo dirti che c'era seduto Carlo Pellegatti al posto di Besano, non l'ha presa benissimo, non che fosse tardissimo, erano le 11:30, però a due giorni dalla partita, Stefano, mi insegni, probabilmente in questa situazione, una volta al Milan non sarebbe uscito un capello. Soprattutto, e poi di solito quando si esce i primi giorni della settimana, quando comunque... È giusto anche poter, se sei tornato alla nazionale, hai fatto bene, Giovanni, in questa congiuntura, in questa situazione, sì, bisogna stare doppiamente attenti. Essere molto più Nicola. Io penso che invece la scelta di mandare la squadra in ritiro sia anche dettata dal fatto che in questo Milan, poi non so, magari Stefano che ha avuto esperienza lo sa meglio di me, mancano giocatori di personalità, cioè nel senso
se non hai giocatori di personalità che sanno tenere il gruppo, l'unico rimedio qual è? Mandi una squadra in ritiro, fai gruppo. De Jong ha detto, in una famosa intervista, al City fuori dal campo non eravamo amici e non ci frequentavamo, però eravamo un gruppo quando si trattava di giocare. Ma in questo momento è quello che manca al Milan. Luca, ma allora una provocazione, ma non dovrebbe essere l'allenatore, in questo caso Allegri, a preparare mentalmente, a caricare di tensione la squadra? Subisce, dice la... Eccolo un altro che infierisce. No, io mi chiedo, dall'alto della sua superiorità. Chiedo a chi comunque l'ambiente del Milan l'ha conosciuto, se non sia stato un errore. Sottovalutare il fatto che lo spogliatoio del Milan negli ultimi due anni sia stato svuotato di senatori, perché io ricordo tanti raccontare che quando arrivavano al Milan venivano presi da parte da vari Maldini, gli spiegavano le regole anche di vita, quelle esterne, tu esci quelle sere, non ti fai vedere, non andare lì, vai in quell'altro locale, al Milan le cose sono sempre andate benissimo. Beh, certamente... E chi glielo dice? Bonera? No, Allegri, forse ha peccato un po' di presunzione su alcune scelte, ma non so se sono state adattate da lui o dalla società. Sicuramente Thiago Silva se lo sarebbe tenuto stretto. Però questo credo per una questione tecnica. No, io dico... Thiago Silva se lo sarebbe tenuto stretto anche perché è un ragazzo talmente a posto, ma esatto. Poi sul campo era un leader perché era talmente immenso per come giocava che avrebbe fatto comodo. Lui avrebbe fatto volentieri a meno di Ibrahimovic, anche se in questo momento, e soprattutto, ripeto, alcuni giocatori come Nocerino e Boateng vivevano per le loro caratteristiche, luce proprio di luce riflesse, perché lui portava via... Poi ne parliamo, non a caso la partita a Roma è cambiata quando sono usciti Boateng e Nocerino, e poi cerchiamo di capire se è una bocciatura, se è una bocciatura definitiva. L'amico Luca, che è un campione di poker, giusto? Ci proviamo. Lui di notte non esce, non va in ritiro, sta e studia, no? Perché mi hanno la preparazione. Domenica scorsa mi hanno detto che hai spiegato che ad esempio anche il poker, che pure non è uno sport fisico, è qualcosa che va studiato. È uno sport della mente. Come si inizia, dove si inizia a giocare? Raccontaci un po' come... Beh, guarda, allora si può giocare a poker, si può giocare o live in questo momento solo all'interno dei casinò, speriamo dall'anno prossimo anche al di fuori dei casinò con una regola dei monopoli, oppure attenzione perché si può giocare su internet. Non è necessario andare a è là la grande comunità dell'online, poter giocare da casa comodamente seduto nella propria poltrona, anche magari chi sei in déshabillé tranquillo, per carità. Quindi Luca, la comodità di poter giocare a casa. Quindi Luca, un milanista, quest'anno consigli più il poker che guardare il Milan, fondamentalmente? Beh, allora, partendo dal presupposto che già molti di loro giocano, specie in ritiro, una volta andava di moda la PlayStation 3, adesso va di moda il Texas Hold'em, qualcuno di loro potrebbe avere un prossimo futuro. Ricordiamo tantissimi campioni del calibro di Teddy Sheringham e molti altri, diventati professionisti. Poi si sono riciclati. Una volta c'era il golf, Stefano. Adesso Basten, ancora adesso il golf, sì, il golf ha preso è veramente di moda, è sano, è di moda, è sano, è bello. Sano forse per i giocatori stessi, non tanto perché la schiena ne risente. Però è uno sport che è uno sport di fatica, anche se non salutare, soprattutto perché lo fai in aria. Invece il poker online ha dei vantaggi, che si fa da casa seduti più o meno in poltrona. Assolutamente. Poi un grandissimo vantaggio è quando subiamo un brutto colpo, perdiamo un torneo, possiamo tranquillamente chiudere il computer, andare fuori con gli amici, farci una doccia, rinfrescarci e poi tornare a casa, aprire il computer e giocare. Questa è una comodità che quando si va in un casinò, in un posto dove si gioca a poker, non si può. E quindi è una grandissima comodità ed è un modo per fare moltissima pratica. Giovanni, posso dire una cosa però che mi sta qui? Dai. Perché quando uscivano scandali, scandaletti, eccetera, spessissimo era sull'altro fronte, cioè è l'Inter... Te lo riferì, troppo caldi dal piano Gentile, l'Inter tradizionalmente è l'ambiente nevrile, l'ambiente difficile. Al Milan che cosa ci diceva? Arriva un giocatore, adesso arriva il Milan, arriva Cassano al Milan, lì lo mettono a posto perché lì c'è disciplina, c'è ordine. Arriva, quando arrivò Ronaldo, le ceneri di Ronaldo, l'ectoplasma di Ronaldo, Ronaldo vero era già finito quando andò via dall'Inter, quando arrivò Ronaldo dissero tutti, beh, questo sappiamo che tipo è, però ragazzi, al Milan, Milanello, è un collegio, ci sono delle regole precise, quello che è venuto meno, sono venute meno proprio le regole, anche se lo volevano negare, escono spifferi che non sono mai usciti a livello di comunicazione, loro che sono i maestri della comunicazione fanno uscire spifferi incredibili, sussurri e urla. Adesso
esce questa conferma di una, sì, un atteggiamento collettivo non accettabile. Scusa Nicola, la vendetta dell'Inter, la vediamo i numeri della crisi del Milan, a partire da quello che in questo momento è il bilancio stagionale, che sono i 7 punti in campionato, ecco qui con 2 vinte, una pareggiata e 5 perse, più gol subiti 10 di quelli fatti 9, in Champions lo vedete la situazione è migliore perché c'è la vittoria a San Pietroburgo, però nel confronto tra l'anno scorso e quest'anno, chiedo alla regia di mandare in onda la grafica, in realtà, a parte la situazione in Champions, un po' tutti i dati, ecco qui, del Milan sono assolutamente negativi, a partire dai punti fatti in campionato, il numero delle partite perse e poi, insomma, vedete te, vedete voi, addirittura 5 partite perse, più del doppio rispetto all'anno scorso. Noi ripartiamo da qui, dopo la pubblicità, per cercare di capire che cosa significano le parole di Gagliani spese ieri sul futuro di Allegri, perché molti l'hanno interpretata come una conferma, probabilmente però sono il primo o il secondo segno di distacco tra la società e l'allenatore. Allora ripartiamo da qui, pubblicità. Di nuovo insieme gli amici da casa sul Milan, Jessica. Sì, cominciano ad arrivare diversi messaggi. Alessandro ci scrive: l'allenatore dopo la partita di Malaga, indipendentemente dal risultato, deve essere esonerato perché fa giocare la squadra malissimo. Mentre Tony dice: l'unica cosa che deve avvenire al Milan è l'addio di Berlusconi. Ancora Patrizio dice: se il Milan vuole risalire deve mandare via l'allenatore. E un altro invece telespettatore, Roberto, dice: Allegri era da mandare via l'anno scorso, non ha polso per farsi sentire dai giocatori e sbaglia nelle scelte tecniche. Ad esempio è sbagliata la posizione di Montolivo, dice Roberto. No, perché c'è chi ha ricordato che quando fu mandato via Tabárez poi ci fu il problema della partita persa in casa contro il Rosenborg in Coppa, in Champions League, e quindi non porta bene, o comunque al di là della scaramanzia è difficile gestire, Stefano, questi passaggi, quindi prima del Malaga di sicuro non si manda via nessuno. E quella viene poi utilizzata un po' come un'ultima spiaggia. Tu che ricordo hai? C'eri quel... in quel periodo, perdeste 2-1 se non sbaglio in casa, sì, contro il Rosenborg, un errore di un'uscita incredibile di Rossi, di Rossi. Contro un Rosenborg che aveva passato una volta la metà campo, penso, a San Siro, penso che 2-0, 2-1 passavano loro e fecero il gol lì. E, beh, succede. Tipo di queste partite è meglio non cambiarlo l'allenatore. Ma secondo me, comunque, a prescindere, se non compri qualcuno e cambi solo l'allenatore, non penso che cambi molto la situazione, anche perché i giocatori sono questi. Forse riuscire, cercare di cambiare modulo, provare alcune soluzioni, forse potrebbe rendere un pochettino più sì, semplice. Anche se poi ieri ha provato a cambiare con il rombo, il primo tempo è stato un disastro. Però è proprio qui, secondo me, io è stato quello l'errore. Secondo me l'errore per lui, se proprio gli si può muovere una critica. Allora io premetto che cambiare allenatore non serve in questo momento ed è sbagliato. Però l'errore che ha fatto Allegri è stato adattare un modulo soltanto perché, è stata una mia impressione personale, Nocerino, Boateng in settimana si erano lamentati perché Nocerino ha detto: io nel 4-2-3-1 lo sanno tutti che sono una mezzala. Allora, secondo me, Allegri ha peccato di personalità, perché ora come ora i Boateng, i Nocerino devono stare in panchina, perché questi non sono giocatori che rendono al Milan. Il Milan è con 2 uomini in meno. La dimostrazione di questo allenatore, anche io premetto che non sono per, sì, ma non per dare responsabilità ad Allegri. No. Tutti siamo alle premesse, sappiamo che Allegri è giusto che resti al suo posto, perché altre responsabilità. Però, il bilancio l'avete visto, e alla fine chi deve pagare è l'allenatore. Le scelte le fa lui. La dimostrazione della confusione di questo allenatore, anche comprensibile, perché sta annaspando nel vuoto, è questo continuo passaggio, questi continui rivolgimenti tattici. È partito con una formazione, un modulo, ha finito disperatamente con 4 attaccanti. Boban, che è persona civile, posata, gli ha fatto notare con molta educazione che aveva sbagliato formazione. Che questa squadra non può sostenere il Roma. E lì l'ho visto annaspare, non ha saputo dare una risposta. Sì, io se penso a precedenti di allenatori di grandi squadre in difficoltà che cominciano a cambiare... sono sempre allenatori che non sono finiti benissimo, anche l'anno scorso Gasperini all'Inter aveva abbiurato la difesa 3, poi l'aveva rifatta. Francesco, io ribalto la questione, Gio, e ti dico che secondo me questo ritiro è in fondo un'offerta del Milan all'allenatore dell'ultimo round, cioè è un assegno di credito ulteriore. Da cambiare. Ultima spiaggia. Perché?
semplicemente perché se la società manda tutti in ritiro, toglie la pressione dall'allenatore. Okay? Era specificato anche gli infortunati vanno in ritiro. Anche se andare in ritiro a Milanello, cioè secondo me il Milan il ritiro lo dovrebbe fare mandando a casa tutti, perché era chiuso l'Urd, perché il Gav è tracimato, se no andavano l'Urd, ma il Gav è tracimato. Tu sta buono che ti sei già preso due rivincite, stasera hai fatto la tua serata. Vediamo la frase di Gagliani, andiamo alla frase di Gagliani, perché ho da dire anche su questo. Abbastanza cosa pensa in questo momento Gagliani del futuro di Allegri. Gagliani che ha detto... l'allenatore resta al suo posto, però deve cercare di far sì che la squadra faccia punti e trovi la soluzione per uscire da questo momento. Non c'è nessun tipo di voglia di cambiare la guida tecnica. Se non ricordo male, già una settimana fa, dicendo che Gagliani era il miglior allenatore possibile, restava, erano tutte voci messe in giro, però Gagliani aveva detto sì, però in attacco deve trovare il modo di far segnare qualcuno, in difesa deve trovare il modo di blindare. Francesco? Allora, io ti dico che tu sei malandrino e piuttosto inglese, stai cercando il pepe qui sempre dentro. Invece io ti dico che questa è la seconda frase veritiera di Gagliani dal 1963. Addirittura. Probabilmente nel 63 faceva la comunione e quindi diceva che voleva tanto bene a Gesù bambino. No, era questa Mozza, qui era la verità. È la verità. Cioè che non c'è voglia di cambiare perché in questo momento... No, ascoltami, credo che non sia successo negli ultimi 35 anni di calcio che uno dica la verità. Questa frase, riguardiamola, è la verità. Tu cosa ne pensi? Strano. Ma vuol dire, è da otto settimane che parlano di Allegri in discussione. Poi da agosto, da quando ha perso con il Real Madrid a New York. Anzi, da quando ha fatto quella dichiarazione, il Milan è da terzo posto. Sì. Già là si parlò di un Allegri da esonerare. Questi due credo che però li devi far star zitti. No, però il questo qua si è preso delle rivincite era dai tempi di Vratislav Gresko, aspettando stavo aspettando il momento di dire che le Ducande si sono trasferite ad Appiano Gentile. Sembrava il bordello, uso l'espressione qua, il bordello sembrava Appiano Gentile. Poi apriamo ancora una parentesi sul poker, visto che vanno tutti in ritiro e ci stanno per una ore settimana. Abbiamo scoperto che non giocano più alla PlayStation. Infatti sarà per quello che non vanno tanto bene. A cosa possono giocare, perché poi io il poker non lo conosco, per cui a cosa possono giocare? Beh, ci sono tantissime varianti di poker, ci sono le varianti Omaha, Limit, No Limit. È importante magari ricordare che per esempio dal 4 di novembre su PokerStars ci saranno le High Coupe, che sono il campionato italiano di poker online, con un buy-in da 50 centesimi a 250 euro. È importante, buy-in significa quello che si spende per entrare? Esattamente, bravissimo, è il costo di iscrizione. L'importante è che ricordiamo una cosa a chi si avvicina per la prima volta al Texas Hold'em: non necessariamente bisogna sempre spendere questi soldini per giocare un torneo importante. Io per esempio faccio tornei da 5-10 mila dollari, 1000 euro di iscrizione, però ci si può iscrivere anche attraverso un satellite. Un satellite cos'è? Un torneo il cui premio è l'iscrizione ad un torneo successivo. È ormai storia del poker, nel 2003 Chris Moneymaker si qualifica. Cioè non è necessario pensare di fare come questo che è diventato leggenda. No, allora ricordiamo la storia di Moneymaker. Moneymaker spende 39 dollari su internet, si qualifica al campionato del mondo, il campionato del mondo costava 10.000 dollari, lui non se li poteva permettere, quindi ha provato questo torneo, questo satellite gli è andato bene, ha vinto il campionato del mondo e vinse 2 milioni e mezzo di dollari. Partendo a 39 dollari, quindi adesso essere tutti noi nuovi money maker è difficile, però ricordiamoci che non necessariamente dobbiamo spendere questi soldini per fare un torneo importante. Ce la fa in una settimana un giocatore del Milan a fare il satellite e poi... Secondo me già lo fanno. Faccio quello che precisa le cose in maniera corretta. Ricordiamo Luca che si prende il gettone e quello si perde. Poker sportivo, poker sportivo, bravissimo. Non è un gioco. Bravo. Sì, e soprattutto ognuno deve sapere quali sono i suoi assolutamente limiti. Se Gagliani ci sta seguendo, io gli faccio una proposta. No, ma non... No, perché non chiama Luca? No, perché adesso il ritiro sarà... Forzatamente sarà noioso e peggiorerà la situazione psicologica. Ma questa è la terza rivincita. Tu allora sai che non gioca a biliardino, a carte, giusto Stefano? Sì, ma quello non lo so. PlayStation, cose. Non posso aiutare. Invitano Luca. Luca fa come si chiama il trainer della mente? Come mental coach. Il mental coach. Il mindset. Vai a fare.
Metafoce Juventino Milanello. Allora, ma Adriano, il nome un infiltrato, il nome della nostra amicizia, nostra mia, per Adriano, favore, Gio, per ingaggia favore, Luca. Fai tacere Besano. Cioè, no, fai qualcosa. Ma sto dicendo seriamente, cosa fai, Nicola? Io penso che, secondo me, per tornare al discorso di Galliani e Allegri, i rapporti si sono incrinati già. Sì, magari la rivediamo la frase. No, i rapporti, secondo me, si sono già incrinati quando Allegri, in maniera veritiera, come poi disse Ambrosini, affermò che la Juventus era superiore al Milan. Non c'è nessun tipo di voglia di cambiare la guida tecnica. Perché in questo momento il Milan non vuole pagare due allenatori. Non solo nessun tipo di assegno per pagare un allenatore, ma nemmeno la volontà di dare la squadra a Tassotti. Francesco, secondo me, ha detto Eranio, sì? Mentre bevevamo, sì, il caffè, che siccome la pensa come il suo amico, è inutile. È il tattico di Allegri. Però io penso una cosa: è inutile andare in giro. Però la mia idea è questa: se fosse per Berlusconi e non ci fosse questa crisi, l'allenatore sarebbe già mandato a casa lo scorso anno quando ha perso lo scudetto. Secondo me è rimasto perché il Milan non può permettersi un altro allenatore in questo momento. Allora ci fermiamo per la pubblicità, un minuto e torniamo da qui. Poi vediamo anche il calendario del Milan da qui alla fine di novembre, che in campionato è un calendario terribile. Pubblicità. Allora, gli amici da casa sul Milan, Jessica. Sì, allora, prima di leggerli io ricorderei un attimo il nostro numero 336-74-6384. Allora, stanno arrivando dei messaggi ovviamente sull'allenatore. Stefano dice: ma proprio nessuno ricorda quanto fatto da Allegri a Cagliari prima in Serie B, tutti con la memoria corta. Possibile che nessuno veda che il problema non è lui ma la rosa che ha a disposizione, che è stata praticamente falciata. Ha vinto con uno scudetto, diglielo che il signor Riga non si è ricordato. Infatti, di citarlo. E poi abbiamo un altro messaggio da Patrizio, si riferisce al nostro Stefano perché dice: Eranio, vai a allenare tu il Milan, così potrai imparare a loro la grinta che avevi in campo. No, da quello di insegnare. Imparare nel senso di insegnare. Sì, imparare. Non ci va neanche Tassotti, mi pare di aver capito, che no, non sarebbe probabilmente... Mi chiamassero, io andrei comunque. Vabbè, anche nelle difficoltà sono pronto a prendere... Facciamo un comitato pro... A prescindere da... Un discorso serio, che l'abbiamo chiuso prima perché c'era la pubblicità, sulla figura di Tassotti. Ecco, quello non avrebbe senso, no? Anche perché comunque sia, quando cambi allenatore perché vuoi dare una scossa alla squadra, colui che viene nuovo ha nuovi allenamenti, nuovi sistemi, nuovi pensieri di calcio, perciò quello potrebbe aiutare. Invece tanti hanno sempre detto che addirittura Tassotti era il vero allenatore del Milan, quindi, ma anche con Leonardo, non tanto con Allegri. Io penso che il vero allenatore si vedrebbe con altri giocatori, magari con più qualità, per rivedere il Milan vero, anche perché l'unica cosa da fare è cercare di muovere qualche pedina e magari trovare l'assetto giusto. Stefano aveva spiegato anche come l'altra settimana, anche lui, non per invadere il terreno altrui, però a precisa richiesta, per esempio, aveva detto: Emanuelson, farlo giocare, non so, esterno sinistro alto, visto che è bravo quando affonda a crossare per un Pazzini, sarebbe l'ideale. Insomma, lui aveva, se vuoi poi lo ripeto, era entrato nel dettagli tattici. Perché è vero che Allegri. Partiamo da questo: no, Allegri ha delle colpe anche Boateng e Nocerino. Io non so se Boateng e Nocerino nelle prossime settimane saranno due giocatori centrali del progetto di Allegri, visto il rendimento, le difficoltà anche tattiche che stanno trovando. Beh, sicuramente sono quelli che hanno trovato più difficoltà, proprio perché l'avevo ripetuto anche e lo ripeto ancora, è che quando vanno via certi giocatori, alcune caratteristiche che hanno loro, che erano andare negli spazi vuoti che ti lasciavano altri giocatori, adesso non c'è più questo. Cioè corrono, però non possono correre contro l'avversario, ci deve essere qualcuno che tolga via qualche uomo in certe posizioni. E poi i limiti emergono tutti. Però comunque sì, io ho sempre detto anche che sono una squadra dietro abbastanza compassata, dove magari giocare a 5 come fanno parecchie squadre, hai comunque le caratteristiche per farlo. Ma, quindi il centrocampo a 5, bisogna la difesa 5, che poi due esterni che possono diventa essere due in possesso poi di palla, però anche la Juventus Lichtsteiner, esatto, quando arretra, cioè provare, io dico, gioca terzino, sicuramente deve esserci un allenatore che riesca a trasmettere questo, perché deve sentirselo un po' il modo. Invece Allegri sembra un po' sfiduciato. Lo vediamo il calendario, io chiedo alla regia, del Milan in campionato. Di mezzo ci sono anche gli impegni
di Champions a partire dalle due partite andate a ritorno di fatto con il Malaga. Beh, guardate il calendario del Milan: 27 ottobre Milan-Genoa, 30 ottobre Palermo-Milan, poi Milan-Chievo, Milan-Fiorentina, Napoli-Milan, Milan-Juventus e Catania-Milan. Considerato che il Milan sta andando peggio in casa, Nicola, che in trasferta, attenzione, perché non è detto che le tre partite nelle prossime quattro siano un vantaggio. San Siro vuoto, che contesta. Quello è vero, però io ribadisco una cosa, cioè comunque il Milan è una squadra che quest'anno non è paragonabile a livello tecnico, soprattutto a quella di l'anno scorso. Però se non fa minimo 7, non dico 9 perché sarebbe l'ideale, ma nelle prossime tre partite comunque in casa, sia con il Chievo sia con il Genoa, se non porta a casa il risultato e gol, significa che allora tutti quanti altro che ritiro. Questa è una squadra che veramente è stata impostata anche a livello soprattutto mentale sbagliato. È una squadra nella quale manca l'uomo. Io dico una cosa, il Seedorf di turno mi viene in mente. In questo momento sarebbe un leader ancora, nonostante i 36 anni. Noi rimpiangevamo sempre, diciamo che il Milan ha bisogno dei giovani, no? Che è troppi anziani, va svecchiata. Sì, adesso ci ritroviamo insieme, a distanza, capito? Però adesso ti ritrovi a rimpiangere Nesta, rimpiangere Gattuso, a rimpiangere capire Nicola, e magari lo rivediamo questo calendario. Io la provocazione che voglio lanciare a Francesco, Stefano e Giancarlo è questa. Non è che si è perso forse l'attimo in queste due settimane della sosta, se bisognava cambiare qualcosa, perché con un calendario di questo tipo e in mezzo, ripeto, ci sono anche le partite di Champions League che non abbiamo segnate, io non so quando eventualmente a fronte di della conferma di un tracollo, Stefano, tu possa andare a incidere con il cambiamento di un allenatore. Hai detto forse una cosa giusta, però se non qui diventa anche difficile, perché chi prendi? Forse l'unico degli Orossi che ha un po' di grinta, però abbiamo visto cosa ha fatto poi anche a Firenze. Anche troppo. Non so se Deglio Rossi sia ancora squalificato o sia in questo momento disponibile. Per dirti, però, l'unico forse che ha fatto vedere in passato qualcosa è stato proprio lui. Perché credo ci voglia uno come Ranieri l'anno scorso all'Inter, che più o meno sa di essere un traghettatore, però ha esperienza, è navigato, ti fa fare quei 20 punti che ti servono per uscire dalle zone. La squadra col 4-4-2 sarebbe il modulo più giusto per questa squadra, per coprire meglio gli spazi. Secondo me i giocatori poi che determinano questo, se sono sfiduciati diventa anche difficile poter prendere. Francesco, si è persa un pochino forse l'occasione, perché il Milan rischia di trovarsi a Natale in una situazione davvero Allegri diceva la vigilia della partita con la Lazio: a Natale saremo in vetta con gli altri. Qui c'è il rischio che a Natale, invece, lo rivediamo magari il calendario, il Milan abbia dei grossi problemi di classifica. No, secondo me no, Gio. No. Cioè, non si è perso il momento, l'ultimo momento anche utile. Perché il Milan strutturalmente patisce un momento di recessione dal quale non verrà fuori né con Allegri, né con San Giuseppe, né con San Nicola in panchina, e quindi ci si avvia a un campionato di grande mediocrità. E, bisogna un po' adeguarci, sì, anche perché questo Allegri è lo stesso che ha preso tutte le teste che gli hanno detto di tagliare e le ha tagliate tutte, è lo stesso che si è trincerato però dietro un modulo, forse addirittura decisioni forzate, per poi dire alla società: ok, io le ho tagliate tutte le teste che mi avete detto di tagliare, ma voi non mi avete comprato neanche un soldo di calcio per fare una squadra decente. E in questo momento è un po' un circolo vizioso, cioè il Milan non può più spendere e quindi non può neanche cambiare la guida tecnica, ma se volesse cambiare questo momento dovrebbe spendere, però non può spendere. Sì, per tutto cui, tutto un po' fermo in attesa. È un cortocircuito, si chiama cortocircuito. Storicamente il Milan è una squadra che difficilmente, rispetto a questo all'Inter, cambia allenatori durante l'anno. Forse l'ha fatto quel periodo con Tavares, però magari nell'anno di Leonardo, dove comunque il Milan era superiore rispetto a questo, ma aveva difficoltà nei rapporti tra l'allenatore e la società, Leonardo ha concluso. No, l'unica aggravante è che adesso ha gli stessi punti della terz'ultima. Ho capito, sì, quello è vero. Questo è il perché in realtà se il Siena non avesse la penalizzazione, oggi il Milan sarebbe penultimo, perché il Siena ha due punti, quello è vero.
ma in realtà ecco qui la classifica ne avrebbe 8, quindi il Milan ha fatto più punti soltanto del Palermo, poi ha qualche squadra, la 7 con lei, però evidentemente questa è una situazione un po' complicata anche dal punto di vista psicologico. Gli amici da casa, Jessica. Allora Tony ci scrive: Berlusconi fuori e basta, rivoglio Ibra, una vera proprietà ed un vero presidente, mentre un altro telespettatore ci scrive ancora una volta: l'allenatore deve lasciare la squadra. Sì, c'è un po' di spaccatura sulle responsabilità. Sì, è diventato un ritornello monotono. Esatto. Anche dire via mi sembra una gag radiofonica che sento spesso: Berlusconi, te ne devi andare. Gli dicono: guarda, che è un anno che è andato via. Se la prendono con Berlusconi, che non c'entra nulla. No, niente. No, in questo caso, non c'entra nulla. Berlusconi, no, in questo caso. In questo caso c'entra ben poco, ma semplicemente sì, perché c'entra il momento economico, sì, e della madre del Milan, e della famiglia Berlusconi, e le scelte dei figli che stanno entrando in campo e gli stanno dicendo: il Milan per noi è un peso che ci dobbiamo togliere subito, e per questo motivo lui sta arretrando. Sappiamo che le idee degli acquirenti sono tre, insomma, ne abbiamo già parlato. Va bene, dai, ci fermiamo. Dopo la pubblicità parliamo degli errori arbitrali in favore dell'Inter, oggi l'ultimo contro il Catania. Però questo, caro Giancarlo, è un anno particolarmente fortunato per l'Inter, perché è giusto sottolinearlo: un anno fa eri qui a lamentarti di Rocchi e dei quattro rigori nelle prime sei giornate. Oggi è giusto dire che l'Inter è baciata dalla fortuna con gli altri. Pubblicità. Andiamo. Amici da casa, Jessica, guarda il titolo, Giancarlo. Quanti aiuti dagli arbitri per l'Inter. Non male. Gli amici da casa. Gli amici da casa tornano un attimo ancora sull'argomento Milan, direttamente dal sito di calcissimo.com. Abbiamo due messaggi da leggere. Questo Milan mi ricorda la Juve orfana dei campioni scappati dalla Serie B. È un periodo, deve passare, ovviamente non si conoscono e devono rodarsi tra loro. Questo era Fabio. Luca, ti ricorda la Juve? A me no, perché quella Juventus ha vinto il campionato di Serie B, è arrivata terza e poi seconda. Sì, sì, però poi abbiamo fatto un paio d'anni, quando anche gli ultimi dei sopravvissuti se ne sono andati. Ma non così in basso. Secondo me alla Juventus hanno lavorato su un progetto. Hanno lavorato su un progetto che adesso sta dando i suoi frutti. Sì, ha fatto tanti errori, però più o meno c'era. Però hanno corretto il tiro adesso. Quel Milan qua ricorda stranamente il Milan che con il Costacurta eccetera è riuscito nell'impresa di retrocedere. Non retrocederanno, per l'amor di Dio, vorrei chiarire perché poi mi tagliano le gomme. C'era Dustin Antonelli. No, perché poi mi tagliano le gomme. Costacurta non è fermalo, perché non può prendersi perché non può prendersi la quarta soddisfazione in una sera parlando ancora del blocco dell'Inter, non posso dire queste cose. Giovanni, siccome c'è un parallelismo con la Juve che non c'entrava nulla, restiamo Nicola, in casa. Scusami, quando è che è retrocesso il Milan? Curta, non l'ho detto. 82, 83. Nell'81 e nell'83, giusto? Una volta pagando, una volta pagando, una volta gratis. Sì, va bene, ma a parte questo, ma Costacurta credo sia elementare. Oggi Costacurta raccontava di quel Milan, evidentemente io ho fatto un'associazione sbagliata, ma davvero, quel Milan continuava a guardare davanti e a dire siamo tre. Parliamo degli errori arbitrali dell'Inter. Parliamo di questi errori arbitrali. Parliamo in favore degli errori che anche i tifosi juventini sono lì che aspettano, perché il 3 novembre c'è Juventus. Vorrei solo dire che non auspico un epilogo così negativo per i miei cugini. Non lo auspico davvero. E sono sincero. No, dico, l'ho visto anch'io l'errore. L'hai visto? Ma tu dici un pochino. Con le Guarini. Guarini era calcio di rigore? Pochino. Il filo calcio di rigore. Allora, no, quello che ci hanno fatto notare in tanti, in redazione abbiamo lavorato e abbiamo provato a mettere giù la moviola di questo campionato dell'Inter, è che Stramaccioni fa il simpatico. Oggi poi è stato protagonista di una gag con Variale sulla Rai, sulle Cerbottane, Cassano. Però, anche quando parla milanese è strepitoso. Però, simpatico, però guardate la moviola dell'Inter. Prima giornata a Pescara, poi finisce 3-0. Sullo 0-0 c'è un rigore abbastanza netto, Zanetti, uno sgambetto su Weiss. All'Inter va bene. Quinta giornata a Verona, il gol del vantaggio di Pereira è in fuorigioco. Poi la partita finisce 2-0. Ma l'Inter stava soffrendo e quello è un gol che dà una mano importante. Andiamo avanti, il derby, ne abbiamo parlato per settimane, quindi il gol annullato a Montolivo, la possibile espulsione di Juan alla fine del primo tempo e poi
il rigore negato a Robinho. Dopo si può dire però. Sul fallo di Samuel. Però questi sono dati oggettivi, Giancarlo. Questi meno. E poi oggi questo rigore sull'1-0, netto rigore di Guarin, che probabilmente avrebbe cambiato, io credo, il risultato della partita. Eravamo a più o meno 4 ore dalla fine. 1-0. Allora, finiva in pari. È cambiato il vento, Giancarlo? Ma no, ma non è cambiato il vento. Tutto aiuta. No, queste sono certificazioni oggettive, voglio dire, a parte sul derby, vorrei dire, sulle tre del derby vorrei dire allora qualcosa. Rivediamo le tre che del derby. Sono inoppugnabili. Ma sì, non ma è anche quale rigore, vento? Però Giovanni, se tu mi chiedi se è cambiato il vento, questo presuppone che ci siano dei venti, no? Orientati e orientabili. Ecco qui, io non ci credo. Questo è il derby. Sì, però un anno fa voi interisti venivate qui a raccontarci che gli errori contro l'Inter di Gasperini, i quattro rigori nelle prime sei giornate, Rocchi contro il Napoli, erano tutti dei segnali. Peccato, era l'estate di Calciopoli, del ricorso della Juventus, ricordi qualcosa del genere? Sì. Quindi oggi è giusto che io ti chieda se è cambiato il vento. Personalmente non ho mai dato quella lettura lì, perché allora di quell'Inter io mettevo in evidenza, soprattutto al di là dei torti arbitrali subiti, la pochezza tecnica e la pochezza generale del regresso di gioco. Quindi mettevo innanzitutto questo davanti. Allora, dobbiamo proprio dire che se c'era questo vento è cambiato a favore dell'Inter. Sì, diciamo che questi episodi sono effettivamente avvenuti, sono favorevoli. Tolti nel derby, però vorrei puntualizzare una cosa. Andanovic esce a pugni uniti, respinge, c'è il fischio arbitrale, sbaglia probabilmente la valutazione d'arbitro. Moltolivo calcia. Beh, di solito sicuro non ha fatto favore al Milan. No, dai, no, queste cose fanno cambiare il giudizio sull'allenatore, anche perché no. Qui volevo arrivare io. Dico risultato, no. Condiziona. No, questo volevo arrivare io. Stamattina sta facendo un ottimo lavoro, non siamo noi che stiamo qui adesso a ribaltare. In Italia cosa c'è di bello? Se tutti gli episodi vanno bene, vieni condizionata dal risultato, perché poi il gioco del calcio, se vinci sono tre punti, anche se giochi male, molti addirittura dicono ma io preferisco giocare da fare schifo però portare al 90esimo una cosa gol. Sola, aggiungi invece, un punto al derby. No, di solito l'Inter ha giocato in 10 per tutto il secondo tempo, per mani di Nagatomo. Giusto Gianni, io sto parlando dell'Inter come del Milan, io sono abbastanza spiegato. È un discorso generale. Io cerco di essere giusto, poi uno può pensare che sono tifoso o meno, però è vero, c'è l'allenatore che nasce comunque fortunato o è nel periodo fortunato, no? Quello è sicuro, come Mourinho, tante volte ne avevamo parlato, ci sono state delle situazioni quando vinse la Coppa Campioni che erano lampanti, però devo dire che oggi io ho visto l'Inter, no? E mi sono soffermato, mi sarebbe piaciuto chiedere qualcosa, perché erano due squadre, c'erano centrocampo, difesa che giocavano la partita, i tre davanti che ne giocavano un'altra, no? Sì, non so tridente se quello dei sogni. La cosa particolare è che ieri Stramaccione aveva detto che probabilmente l'Inter non era pronta a farlo giocare con questo tridente. Però, io penso che oggi abbia avuto la conferma che l'Inter non è pronta a far giocare Il tridente male, con Palacio, Milito e Cassano che però non tornano. La differenza che ha l'Inter, no? Perché si dice che potrebbe anche arrivare a ridosso, no? Ma perché davanti è forte, cioè davanti ha comunque giocatori che ti garantiscono un tot di gol, quello che purtroppo al Milan manca, perché Pazzini, quanti gol ha fatto? Sì, nel miglior in due, Pazzini. Nel miglior anno 11-12. Sì, con la Sampdoria poco più. Sì, Sarawi ha giocato da 10 gol, no? Più o meno, dico potrebbe farne sì 20, però un'annata strepitosa, non abbiamo il bomber che garantisca. Il problema. E il problema della Juventus è perché adesso è talmente euforica e comunque è veramente squadra diverso dalle altre. Il diverso della Juve è proprio perché è squadra, no? E allora supplisce magari al bomber vero, perché vanno in tanti, mentre invece nel Milan purtroppo questo non succede, e invece l'Inter è in vantaggio perché davanti è forte. Però Stefano, non si può sostenere. Però quest'anno siamo andati un po' fuori, il rigore su Gomez non era rigore, era un rigolonzo. Erano due rigori. Era una cosa fa paura, Luca, ai tifosi della Juventus, l'Inter, che zitta, anche da questo lato abbiamo visto... Come abbiamo detto la settimana scorsa, l'Inter fa la stessa paura forse del Napoli, che faceva il Napoli. Credo che l'Inter meriti di stare nelle prime tre,
non credo che abbia neanche il pretesto di poter andare a insidiare la vetta della classifica, a meno che poi la Juventus non ci metta del suo. Ma qualcuno mi aiuta, scusate, magari rivediamola, mi aiuta a capire quanti punti sono questi errori nelle prime 8 giornate, ad esempio... Quella alla prima giornata secondo me è influente. Diceva lo stesso a Pescara. Probabilmente l'Inter avrebbe vinto comunque. Era enorme il divario fra le due squadre. Già se vediamo quello alla quinta, io chiedo alla regia se Chievo. Ci mette in onda la Moviola contro il Chievo, quella era una partita difficile, il gol l'ha aperta in due. Di Pereira. No, andiamo all'altra grafica che sono le prime due giornate. Ecco qui, il gol in fuorigioco di Pereira. Francesco, già questo secondo me... Possiamo dire che vale un paio di punti questo gol? No, possiamo dire che c'è chi ha scritto un libro sul di dietro di Sacchi, io scriverò un libro sul culo di Strama, perché mi sembra che gli vada veramente bene. Io non vedo né venti né ventilazioni strane a favore o pro movimenti, sommovimenti, dietrologie fischiettose e fischiettanti, non vedo niente di tutto questo perché sennò cadiamo nel tranello calciopoli e post calciopoli in cui ci sono gli onesti, disonesti, bravi e cattivi, poi c'è il burattinaio che orchestra tutto, no! L'Inter è l'anti-Juve e questa è la testimonianza che c'ha pure il culo di Strama. Però dobbiamo fermarci un minuto. Bon chance. Guardiamo insieme il Super Spot Poker Stars. Amici da casa, Jessica, sugli arbitri e l'Inter. Esatto, allora Giancarlo ci scrive, ma perché non parlate invece dei due fuorigiochi inesistenti segnalati a Milito oppure dell'espulsione inesistente di Nagatomo? Inesistente, no, magari si può anche discutere. Però Giovanni, se cominciamo a fare l'elenco degli episodi a favore e contro non ne usciamo più. Diciamo che è una questione di annate, secondo me. Questa è l'annata in cui all'Inter... a favore dell'Inter ci sono episodi favorevoli. L'anno scorso noi ci davano più rigori, alla Juve non davano rigori. Quest'anno, nelle prime 4 giornate, la Juve ha dato 4 rigori. È una questione di annate, cioè perché, vanno prese per quelle se che mi ridate un attimo le due grafiche, adesso io stavo facendo un conto veloce, ma io penso che escludendo la prima con il Pescara, mi sembra che balino circa 6 punti, perché sono 3 partite vinte che potevano anche finire in pareggio. Allora io voglio capire da voi quale sarebbe il giudizio su Stramaccioni se invece di 18 punti ne avesse per ipotesi 12. Detto, Stefano. Io dico il giudizio cambia se è influenzato dal risultato. Ma quale sarebbe il giudizio su Stramaccioni a 12 punti? Vabbè, 12 punti. Comunque un allenatore che viene da un settore giovanile è giusto dare fiducia, è certo che... Non tutte le colpe sono sue, noi vediamo la partita, vediamo in campo i giocatori quello che possono dare o meno. È un cantiere aperto, però in più delle altre ha giocatori che davanti ti possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Perciò anche la tabella che hai fatto, che hai detto all'ultimo minuto c'è il Milito che ti può inventare il colpo, Palacio che ha fatto un gol oggi, forse il più difficile, no? Come tecnico. È vero. Cassano è uno che è il calcio, quando vuole giocare, quando è in giornata, ti inventa qualsiasi cosa. E poi è un po' detto avvelenato quest'anno. L'Inter, in questo momento rispetto alle altre, ha tutto questo, rispetto alle altre. Quindi, poi magari ha delle carenze a metà campo, mettiamo l'accento per velocità, in difesa, perché sono compassati, però anche tanti. Mettiamo pericoli. Giustamente l'accento su, facciamo queste tabelle, che cosa lodevole a livello giornalistico, a livello di obiettività, però non dimentichiamo di mettere anche l'accento sul lavoro che questo allenatore definito fortunato, per usare io uso il termine tecnico,
non il tuo. No, bisogna, allora, bisogna, diciamo che ha lavorato bene, ha cambiato in corsa modulo, ha spesso stupito con le sue scelte. Oggi ti tira fuori dal cilindro Obi che fa l'esterno a destra, l'esterno basso. Insomma, sì, diciamo, questo allenatore studia e impone i suoi no, miglioramenti alla squadra. Perché sennò sembra che l'Inter sia lì per grazia divina. L'Inter è lì non per grazia divina. Questo ci sta. Dopo 5 minuti loro si sono presentati due volte a tu per tu. Sì, ha sbagliato un gol al Miro, poi l'Inter ha avuto 5 palle gol. No, ma per dirti, comunque sia, è quello. Ci sono degli allenatori, il Milan è un momento devastante, no? È un momento che non riesce a tirare fuori... Però è anche vero che la sorte in questi momenti poi ti castiga ancora di più, perché il primo gol di Hernández è stato una roba... C'è il lavoro dell'allenatore. Allora, ci fermiamo, pubblicità, ripartiamo da qui. Pazzesco. Di nuovo insieme, vi facciamo vedere il titolo, la prima pagina della Gazzetta dello Sport di domani. Che ti ha copiato il titolo? Sul Milan, guarda se scendiamo. Questo è Tant'Antonio, guardate un po' cosa scrive, Milan in castigo. E c'è la foto di Boateng che secondo la Gazzetta dello Sport ha perso il posto. Comunque, con la trasferta di è uno di smacco Roma. Al Milan sta prima pagina. Tant'Antonio è proprio... C'è proprio di tutto contro il Milan. Va bene, comunque, Milan in castigo, poi viene celebrato... Vedi, quel titolo lì, hanno centrato... Tant'Antonio, anche Sant'Antonio è significativo, perché sono accorti tutti che l'ora 10 che ha giocato Cassano è stata di grande qualità. Io qui ho detto in altre sedi, e l'ho ripetuto più volte, alla domanda, ma l'Inter può... Io pensavo arrivasse quinta l'Inter quest'anno. Con Sant'Antonio, Tant'Antonio che sia, sono molto più ottimista, perché la scelta di Stramaccioni deve essere sulla qualità, anche magari sulla discontinuità, cioè vale a dire lui deve puntare su giocatori come Cassano, come Milito, come Palacio, perché questa è la strada. Quando arriva da non è una risorsa in più, non è un problema. Quindi un panchinaro. È una risorsa, non è un problema. Quindi lo metti già in panchina. Io dico che la scelta giusta. Io voglio vedere come fa a mettere Stramaccioni, a differenza di Allegri, sta facendo scelte di grande qualità. Poi magari Cassano in certe partite è un peso, è un handicap. Va bene. La prima pagina della Gazzetta l'abbiamo vista, apriamo, eccola qui, apriamo la parentesi su Juventus-Napoli, perché oggi, al di là di tutti gli strascichi di cui questa sera non parliamo, girano filmati in rete di servizi giornalistici di stampo vagamente razzista sui tifosi del Napoli, le foto della devastazione, insomma ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. Tra l'altro poi in chiusura diciamo due cosine sulla cosa di Morosini, pare che siano stati identificati gli autori dei cori. Anche i tifosi dell'Inter oggi si sono resi protagonisti di un attacco ai tifosi del Catania. Ci sono stati quattro arresti fuori da San Siro. Sì, non è stato un weekend straordinario livello di immagine, di ordine pubblico per il calcio italiano. Però tornando alla partita di ieri sera tra Juventus e Napoli, la provocazione che volevo lanciarvi è questa. Guardate che cosa ha detto Mazzarri alla fine della partita. Ha detto praticamente abbiamo perso per un episodio sbagliando la marcatura su un calcio d'angolo, ma noi stavamo conducendo il gioco, eravamo padroni del campo, controllavamo la partita, un episodio ci ha penalizzato, giocando così ne perderemo poche e ne vinceremo pure poche giocando allora, così. Allora, vi è piaciuto, siccome della Juventus, caro Luca, è facile dire che è la squadra più forte in Italia e ieri ha vinto con due riserve, credo sia la dimostrazione di forza migliore. No, per me no. Che voto date però al Napoli, Luca? Ma il Napoli si merita almeno un 7,5. Madonna, per la stagione però. Sì, per la stagione. No, ma per ieri. La partita Luca, un 6,5. Sei buono, perché qualcuno ha detto che comunque... queste parole di Mazzarri in realtà non fotografano davvero Giancarlo, quello non che si è visto ieri sera. Più bugiardo di così non poteva essere Mazzarri, non sono di quelli che hanno sul gozzo Mazzarri, che è antipatico, a me è simpatico, però spesso esce in queste dichiarazioni, questa è la dichiarazione che non ci sta. Dire che stavano conducendo il gioco è una sciocchezza, dire che magari non stavano subendo più di tanto la Juve, vero. Perché era una partita che poteva essere incanalata alla fine sul pareggio. Però a me il Napoli ha deluso ieri, non sono un maestro o un professore così clemente come Luca, io do 5 al Napoli di ieri, perché ha perso una grande occasione, non era decisiva la partita, benissimo,
benissimo, giocatela fino in fondo. Aver lasciato Cavani là stanco, è rientrato l'ultimo momento da solo, isolato, non averlo mai assistito, non aver mai prodotto un gioco offensivo. Dopo li guardiamo ha i determinato numeri, poi la Nicola, sconfitta. Io dico una cosa alla lunga è una sconfitta meritata. Io dico secondo che me è vero che ha deluso il Napoli, ma sì, secondo me non ha entusiasmato poi più di tanto nemmeno la Juventus, non ti ho detto che soprattutto nel primo tempo. La differenza è che la Juventus in questo momento ha gli uomini, allora, perché, che possono cambiare perché la partita. Perché una buona volta non diciamo la verità? Diciamo che Juventus-Napoli è stata una delle partite più schifose brutta, che io abbia esatto, visto in bravo, questo campionato. Bravo. Beh, il derby questo, è stato anche peggio. No, molto peggio del derby. Molto peggio come del emozioni, derby. Ti spiego perché. Perché semplicemente le due squadre, forse un po', come dire, fregate dall'eccessiva posta in palio, hanno incanalato questa partita su dei binari di nervosismo altissimo, il che poi si è riverberato sui tifosi, che di solito sono, come dire, quelli che inglobano la tensione che c'è in campo e la moltiplicano per 10, e tutto il corollario che è successo, i cessi di Velti piuttosto che le cose, secondo me sono diretta conseguenza di una partita schifosa. Ma non puoi dire schifosa sotto il profilo agonistico, esagerata, nervosa, nevrotica, piena di gente con i piedi a martello, le caviglie alte e tutte queste, su questo campionato di situazioni che la prima con l'altra prima pari merito della Serie A potevano evitare di farci vedere ieri sera, risolte da due situazioni assolutamente estemporanee in mezzo a una pochezza tattica e tecnica di tutte e due le squadre che mi ha fatto venire voglia almeno 10-15 volte di alzarmi dal televisore e di andare a però casa, per favore, a cena. Va bene. Ho già visto un po' le formazioni in campo, perché la scelta di mettere Giovinco e Quagliarella, che non sono in una condizione, Quagliarella, perché non gli danno la possibilità. Sì, anche se aveva poche scelte, perché gioca sempre Vucic, sì, no, viene a mangiare. Ma io ti arrivavo al dunque, cioè, visto chi giocava lì e il Cavani che ha fatto il giro del mondo, era l'unico comunque che potesse creare qualche problema alla retroguardia della Juventus, solo da calci piazzati si poteva vincere questa gara. Il che non è la testimonianza della pochezza di questo match, di questo assurdo match in cui non c'è stata una squadra capace di fare quattro passaggi uno in fila all'altro, non si sa chi ha prodotto il gioco da una parte e chi lo produceva dall'altra. Secondo me il Napoli, io non... Chi fa il gioco del Napoli? Qual è il primo passaggio? Qual è l'apertura, la verticalizzazione? Il risultato a cui arriviamo è che la Serie A è un campionato mediocre. Se le prime due squadre... Se questo è il top, il resto è proprio... Ma non da pizzeria di Guardoni. Peggio. Io però volevo farvi vedere i numeri di questa partita, perché è vero, come ha detto Mazzarri, che Messi a confronto ad esempio il Napoli ha fatto più possesso palla, rispetto alla Juventus. Ieri il 53, Milan ha fatto 60-40 con la Lazio. 47%, però dicono poi i numeri che il Napoli ha tirato due volte in porta, tre volte complessivamente. Quindi chiediamo a Mazzarri di chiamarci per spiegarci dove stava dominando stava dominando, conducendo il gioco da mani a sé, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno conduceva il gioco, tre bugiardo, tiri in porta in 90 minuti, sì. Ma cosa ha visto sto Mazzarri stasera, ieri sera, soprattutto 13 tiri totali di cui 6 in porta, cosa vuol dire? Che tirano bene? No, vuol dire che stanno andando alla conclusione come si deve, questi della Juventus. Probabilmente Stefano superiore al Napoli, anche se non è più continua come l'anno scorso, sta cambiando qualcosa. La bravura di Mazzarri è quella di mascherare un po' certe situazioni. È vero, sì, le maschera molto bene, però. È il suo essere, no? Sì, ma qui per far capire la squadra, Stefano, veramente sei fuori. Maschera, mente spudoratamente. Sei fuori da ogni grazia. È sempre stata la sua forza, il fatto di comunque mantenere il gruppo a e dire bravi ragazzi, invece un po' di colpa c'era anche lui, perché lui era preoccupato più della Juventus che non di far gioco. Secondo me il Napoli, la sua forza è quella comunque di giocare come sa. No? Posso infilare un'altra pillola? Se avesse messo tra lo spazio della difesa e del centrocampo della Juventus Insigne,
Subito? Non lo fa mai giocare. Subito? E c'è la polemica subito. Napoli, attenzione. Avrebbe fatto ben altra partita. Sì, poi bisogna vedersi. Sta montando la polemica a Napoli. Per volta. A Napoli sta montando. Sì, ma poi devi la polemica perché però, il Signore è sfruttato. Tu dici Pandev, però Pandev non sta facendo male. No, il Pandev di ieri era il Pandev dell'Inter. Volevo dire l'ultima cosa. NP, Pandev di ieri. Lo specchio è questo. La posizione e il ruolo di Hanšík in questa partita. Hanšík è l'ispiratore delle manovre, è l'uomo in più, è il giocatore che si inserisce nel modo anche più imprevedibile. Non metti Hanšík a marcare, tra virgolette, Pirlo, perché te lo giochi. E Hanšík ieri ha giocato da 4. Allora, Stefano, poi andiamo in pubblicità. Sì, l'unico giocatore che ti salta l'uomo facilmente è Insigne. Allora, in certe partite l'unico che poteva crearti qualcosa è lui per poi aprirsi gli spazi, invece certo. In certe partite devi giocare con certi giocatori. Pandev secondo me non era sulla partita lì. È un buon giocatore, ma Insigne è molto meglio. E Stefano l'ha fatto entrare a fine gara, ma sì, ma era la partita 8 giusta quando la partita era finita. Lui ha detto che non c'era motivo per cambiare, questa è stata la sua giustificazione. Contento lui, sbagliato la squadra, ha detto che ne perde poche, ne vince poche se gioca così, controllando la partita. Ci fermiamo, pubblicità. Gli amici da casa, Jessica, sulla Juventus e il Napoli. Sì, allora, un telespettatore ci scrive, la Juve è imbattibile, quindi non c'è possibilità per le altre squadre, mentre Giorgio dice il campionato è finito già prima di iniziare. Beh, addirittura il campionato finito. Tu contesti che abbia vinto con due riserve, però è un dato di fatto. Ieri a Samoa non è stato straordinario, Vidal non è stato straordinario. Il campionato non lo vince. Secondo me, Giovanni, non ho nessun problema. Agli atti che a fine campionato poi ci ritroviamo. Secondo me noi stiamo parlando di Juventus e Napoli perché adesso sono in testa alla classifica. Cioè, fino a una giornata fa che il Milan adesso con un purtroppo non posso ritocco. Però secondo me il vero duello scudetto sarà il 3 novembre, perché secondo me lo scudetto, lo dico all'inizio stagione, sarà tra Juventus e Inter. Va bene, intanto questa sera ha vinto la Roma, anche se il nostro amico Stefano Peduzzi da casa sul 2-0 ha twittato che Zeman non arrivava neanche ai morti. Sì, è finita 4-2 perché il Genoa è partito fortissimo, ma poi si è piantato. Le vediamo le pagelle della redazione sulla Roma, perché era una serata particolare per la Roma. Tornavano Osvaldo e De Rossi. Osvaldo ha fatto una doppietta bella, bellissimo. Bella, un gol molto bello. De Rossi, la nostra redazione gli ha dato 6,5. Come l'avete vista, Nicola? Secondo me Zeman questa sera ha fatto una sorta di ammissione di colpa, lasciare fuori Osvaldo e De Rossi è stato un errore, perché Osvaldo secondo me in questo momento è indispensabile, non quanto Totti, però è un giocatore fondamentale per questa Roma. E secondo me De Rossi non rimarrà a Roma, perché secondo me il rapporto con Zeman è ormai... Sì, oggi non ha giocato da regista, Stefano. Mai giocato da regista. No, anche perché vedevo durante la partita che Zeman diceva una cosa e lui prendeva la sua posizione. Anche perché comunque certi giocatori, secondo me, sono talmente intelligenti che si vanno a cercare la posizione giusta. E De Rossi questa sera ha giocato un'ottima partita, mi dispiace per Balzaretti perché non era certo il voto da dare 4. 4, sì, però è anche vero che Balzaretti nella prima mezz'ora, in cui la Roma ha sofferto... Io diciamo che tutta la Roma lì ha sofferto. Sì, però dalla sua parte quelli del Genoa passavano con una velocità... È un po' in difficoltà Balzaretti. Beh, diciamo che l'europeo con la nazionale che l'ha fatto ad ottimi livelli e si sa benissimo che chi gioca in nazionale... Forse tutti si aspettavano di rivedere quel Balzaretti... Però è un giocatore comunque fondamentale negli schemi di Zeman, perché è uno generoso, è uno che comunque ha una qualità nel suo sinistro che spesso e volentieri crossa, e Osvaldo per questa Roma è fondamentale perché è l'unico che è sempre dentro. Non c'è dubbio, orecchie e musica per Totti. Adesso scopro Totti, ovvero scopro l'acqua calda. Ragazzi, questo è del 76, l'ho visto giocare anche stasera a tutto campo, ha fatto il gol che ha rimesso in carreggiata
no, la Roma. Ha giocato ha fatto le elementari con Totti. Voglio dire, no. Allora Franco Scritti si difendono. Ma seriamente, lui, io sono però, impressionato della condizione Giancarlo, atletica di questo giovanotto. Cioè, però 76. Alla fine aveva ragione Zeman, che ha detto che non avrebbe giocato prima punta. Tutti a Roma si scandalizzavano. Totti non gioca prima punta, gioca esterno. Ma quello che stupisce è la condizione atletica. No, un esterno un po', però gioca con davanti la prima punta. Ci sono allenatori a Roma che sono bruciati su questo concetto della prima punta. Le quadrature di Zeman sono sempre che c'è qualcosa, sempre qua c'è Totti che fa quello che vuole, va a destra, a sinistra, Rossi, perciò di solito De Rossi abbiamo visto lui stasera lui pensa solo a una squadra che è diligente, ordinata, e lì devi fare il tuo lavoro e farlo bene. Invece no, De Rossi si cerca sulla posizione e Totti non puoi dirgli di... perché cioè, viva la differenza! È talmente è bravo nel cercarsi la posizione e farti però quella cosa, arrivare in porta. Quella cosa del calcio di inizio del secondo tempo è incredibile. Ah, è incredibile. L'ho vista, ho visto questa situazione. Lo schema, cioè all'inizio del secondo tempo, in otto sulla riga di metà campo, due sul pallone, sono partiti a mo' di rugby. Con due difensori solo dietro, cioè sono qua dietro e poi fa gol. Cioè, però se perdono palla lo beccano. Puro stile Zeman. Però su quello che diceva Giancarlo, riferito a Totti, pura follia. Secondo tattica. Me, le prestazioni di Totti quest'anno dipendono proprio dalla presenza a Roma di Zeman. Perché io sono convinto che lo scorso anno con Luis Enrique Totti non si sarebbe mai sacrificato neanche a fare l'esterno come fa quest'anno. Infatti, l'anno scorso viene sostituito in una partita. Tutto il pubblico a fischiare, lui guarda Luis Enrique e abbassò il capo, e da quel momento Luis Enrique fu costretto a fare il calcio. Ma non funziona. Questo Totti te lo porteresti in nazionale in proiezione mondiale? No, Giovanni, no. Non fate queste cose qui. Guarda, Besana, anche lui un 5 minuti all'ora in nazionale potrebbe fare la sua porca figura. Ma per piacere. È nel 76. Ma sta per diventare nonno. Dai, Totti. Ma per favore, se si potesse sapere, no, la prestazione di questa sera è talmente stratosferica che ma ne ha fatte anche migliori quest'anno a San Siro, però, ad esempio, allora, un conto è giocare a livello nazionale, un conto contro un Genoa che questa sera ha giocato 15 minuti mettendo in difficoltà Roma e poi ha dato gli spazi Lotto a Osvaldo un pochino un cicintantinello generoso davanti aveva le praterie che sembrava come si chiamava quella famiglia di una casa nella prateria, sembrava il padre di famiglia degli Oligans. Sì, però se lo vuole al Milan lo prenderei volentieri come Osvaldo in questo momento. Ci fermiamo, pubblicità. Va bene, abbiamo scherzato, siamo in fondo, ci sono tante partite in questa settimana, allora vediamo i suggerimenti e le quote better, perché c'è la Champions League che torna. Ecco qui le partite, sono le partite di martedì, c'è la Juventus strafavorita in Danimarca contro il North Zealand e poi favoritissimo il Barcellona con i Celtic di Glasgow, 1,30 la vittoria del Manchester United contro il Braga. Le quote le vedete difficili, Giancarlo, da giocare? Quote... Sì, sono molto basse, però bisogna giocare quelle. Puoi giocare il pari del Benfica. 1-0-7. Il Celtic, Luca, 27. No, non puoi giocare 20 punti dei soldi. Ma credo più per Scaramanzia valga la pena. Il neofita che va all'ippodromo. Non neanche un giocatore di poker giocare a 27. Sì, però dai, a 27. Allora, vediamo invece qualcosa del mercoledì. Ecco, mi interessa il Milan. Guardate la quota del Milan. 2-10 la vittoria del Malaga. 3,40 al pareggio, 3,30 al Milan. Pensavo più alta io. Insomma, però Malaga in forma. Il Malaga è in forma, però questo è significativo anche della considerazione che hanno i quotisti, perché il Milan in Champions in fondo ha 4 punti e in linea sta andando come l'anno scorso. Io sono convinto che il Milan non perda, anzi vince. Nel girone c'è anche l'ultimo appello di Spalletti, che se non vince questa. Torna Certaldo. Vediamo se torna al Milan direttamente. Ecco qui la prima proposta, 10 euro per vincerne 831, ci sono le vittorie casalinghe dello Spartak Mosca e dell'Arsenal e quelle esterne del Chelsea, del Milan e del Manchester City contro l'Ajax, 10 euro per vincerne 831, vediamo l'altra proposta che siamo in chiusura, questa era la proposta, almeno i quotisti ci hanno suggerito la vittoria
del Milan, Nicola. Io la suggerisco ai miei amici. Sarebbe anche ora. Va bene, dai, abbiamo finito. Grazie agli ospiti che sono venuti qui con noi. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. Jessica, l'appuntamento? Sì, è a martedì alle 20.40. Martedì alle 20.40 torneremo anche sul sabato nero del calcio italiano, quello che è successo a Torino, i cori contro la memoria di Pier Mario Morosini. Ci saranno sicuramente delle notizie e degli sviluppi da raccontare. Buonanotte.